Cari amici, bentornati a questa nuova puntata sulla salute e il benessere. Oggi parliamo insieme con il dottor Vasco Merciadri di omega, acidi grassi essenziali. Ma sti omega 3 sono solo nel pesce? Chiediamolo al dottor Vasco Merciadri. Ma queste sostanze indubbiamente si trovano anche nel pesce. Il problema soprattutto dell'omega 3 e di queste altre sostanze è che una volta che raggiungono 40 gradi si alterano, mentre invece l'omega 3 lo posso prendere tranquillamente dall'ambiente vegetale. Non per nulla si chiama acido linolenico, è importante, si chiama linolenico perché è nel lino, si ritrova anche nella canapa, si ritrova nella frutta secca e perfettamente integrato è ottimo per la mia alimentazione. Alcuni magari dicono sì, però sono omega 3 a catena lunga, si utilizza peggio dal punto di vista metabolico, eccetera. Volete proprio essere perfetti? Andate a prenderlo dove lo prende il pesce, prendetelo quindi direttamente dalle alghe se proprio volete integrarlo. Però per cortesia non integrate il pesce. Soprattutto oggi come oggi, che è pieno di metalli pesanti, pieno di pesticidi, perché la catena alimentare del mare è molto più lunga della nostra. E poi insomma sono proteine anche queste della carne che acidificano il colon e che hanno tutti i problemi della carne in generale. Non è che il pesce fa parte di un altro pianeta, vive su questo pianeta e quindi ha le stesse caratteristiche, la stessa struttura delle carni. Possibilmente quindi statici alla larga. Sono più gli svantaggi a nutrirsi del pesce che i vantaggi. Il problema è questo, che il pesce fa comunque male. I crostacei ancora peggio e sono tutti poi pieni di questi metalli pesanti. Cerchiamo di starci alla larga. Noi non abbiamo né branchie né pinne e siamo costretti ad essere animali di terra, terricoli. Poi dopo, per carità, l'uomo è intelligente, ha cominciato, ha utilizzato tecniche, altre cose, però fondamentalmente diciamo dovrebbe nutrirsi soprattutto di frutta, verdura cruda, cereali integrali e legumi, come del resto siamo stati strutturati, come la nostra evoluzione ci ha permesso di essere. L'uomo non nasce carnivoro, non nasce nemmeno erbivoro, intendiamoci bene, tantomeno pescivoro, ha un'altra struttura. E finalmente è possibile capire che gli omega 3, ce l'ha spiegato il dottor Merciadri, si possono trovare anche da altre parti. Di che cosa parleremo successivamente? Lo scoprirete la prossima puntata.